Messa in sicurezza e fruibilità sono i due aspetti importanti messi al centro del primo progetto organico di riqualificazione del fiume Foglia e quanto emerso dall'assemblea di contratto convocata dalla Regione Marche e dal presidente dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo Ucchielli. Il progetto si articola in diverse caratteristiche strutturali, tra cui il potenziamento degli argini attraverso un sistema di piste ciclabili e pedonali, potenziando inoltre anche le attività di difesa delle abitazioni dei cittadini e salvaguardando anche le attività economiche e produttive. Al centro della discussione, nel quale erano presenti anche tutti i sindaci e assessori della vallata, sono emersi anche argomenti riguardanti la rete ecologica delle Marche, stato di avanzamento dei progetti di riduzione del rischio idraulico, accordi agroambientali d'area per la tutela del suolo e prevenzione di dissesto idrogeologico e alluvioni ed illustrazione dei progetti di valorizzazione storico-culturale e ambientale dell'intera vallata del Foglia. Progetti complessivamente organici in un fiume, cominciato con la viabilità, passando allo stato circa 60 km di strade lungo la valle del Foglia, e un progetto organico rivitalizzando i settori economici e produttivi, dall'agricoltura alle attività economiche, e un progetto di miglioramento ambientale, ecologico e strategico dell'intera vallata. È la prima volta che si riesce a fare. Le risorse che possiamo utilizzare dall'Europa, dal Ministero dell'Ambiente e delle Infrastrutture, dalla Regione Marche, sono significative, che possono essere milioni di investimenti. Penso solo alla depurazione che si realizza attraverso Marche Multiservizi, sono 13-15 milioni di investimenti, così per quel che riguarda la messa in sicurezza del fiume dal punto di vista delle attività economiche e produttive e delle abitazioni. Un fiume di grande qualità che porti al mare, a Soria, nel quartiere di Pesaro, acque chiare, e che finalmente ci sia una maggior sicurezza dell'insieme dell'alveo fluviale del Foglia.